che hai fatto lo spiritoso 3-4 settimane fa, in tutto questo qua, tutta questa storia condita dal poro Fonseca che tu hai fatto, ha vinto due partite, mo che dici? Mo io questo giochetto io non lo Ascoltami, faccio. adesso hai detto che mancavano tutti i giocatori. No, Mo adesso fammi te la finire. prendi. Sì, anche se ti Adesso. dico, Carlo, secondo me stasera si impegna. Cioè anche Sì, stasera con tutti guarda. questi fuori deve stare fuori Leao. Dai, cioè, allora Ma che lì vuoi bisognava dimostrare arrivare. qualcosa? Ma non è un Io? autogol clamoroso Ma di Fonseca. sì! Leao oggi Clamoroso! è entrato camminando, è entrato scazzato. Ma Per me oggi ha scusami, giocato contro Rafa no, Leao. Per fammi me dire Rafa Leao è questa cosa. entrato giocando contro Fonseca, cioè No, ero camminava. partito come al solito, Carlo, metto Camminava. dopo, dopo rispondere, mo che Ma che dici? c'entro Io io? sto Ma che vuoi? giocando. No, se tu dici, mo che dici che dice Fonseca, io Scusate un sto giochetto secondo. che fate voi, come ieri ha fatto la Trotta che è entrata con Bove. No, ma a me no, con me non funziona questa cosa qua. No, perché No, me lo tengo davanti e glielo posso dire. Queste cazzate che, come il procuratore di Bove, a me non me ne frega un cazzo. Fonseca è moscio, è scarso e deve allenare le squadre dalla Fiorentina in giù. E non dite che vi però offendete. Eric, quando è che lo Ah, dici dopo Camelio, le secondo me, sconfitte? Quando è che lo dici dopo le sconfitte? Esattamente come fanno gli altri dopo le ma l'ho vittorie. sempre detto io. A parte che tu non hai la capacità di comprendere i discorsi fino in fondo, quindi poi li giri a tuo piacimento. Non so se lo fai apposta o non so se non ci arrivi. Ma l'ho sempre detto. Per me sei un gran paraculo, Però questo ragazzi, lo dico. ma che ti avrebbe sempre detto? Va un attimo anche letta la partita. Il Milan, con tutte le assenze che c'aveva, non ha fatto così male. Se Morata segna quel gol, la Assumo. partita si riapre. Ma perché Madonna, lei sei Leao? male. C'ha ragione La Milan Riccardo, ha fatto aveva malissimo, l'ha fatto Mosci. male, perché se prendi gol in quel modo dopo pochi minuti Lo già so, ti sei però se condannato segna da solo. Morata quel gol, Ho la partita capito, cambia. Il Milan no. non è stato peggio di tante altre partite. Giocava contro una squadra che in questo momento è più Anzi, forte, è anzi, più in anzi, forma. Camelio, che purtroppo è Reinders è disonesto una fino al scansione midollo, santissima. si dimentica che io dopo la vittoria del Milan in Champions League, ho detto oggi è il segnale più brutto di tutta la stagione del Milan, perché aveva fatto ridere. Raffioli e Ha vinto Fonseca, soltanto fammi per dire sta cosa. episodi, perché aveva fatto ridere contro il Bruges. Ragazzi, volevo farvi una domanda, voglio che rispondete, me l'ha appena Fammi fatta mio dire una cosa fratello. di caso sul Milan, sugli allenatori, scusami Emiliano. Adesso stavo Vabbè, vedendo, sta. hanno messo in paragone allo stesso periodo, adesso vedevo su Sky Pioli e Fonseca, cioè proprio che l'anno scorso Pioli stava a fa schifo, 100 volte meglio Pioli nelle vittorie, nei gol, nei gol subiti. Non c'è storia. Fonseca non è in grado, l'ho detto 100 volte, Però c'erano non è anni di morto. lavoro con Pioli. Ascolta, Basta Henry, l'ultima cosa, Emiliano. parlare, no, ti dico una cosa che in favore tuo. Parlare del lavoro di Pioli al Milan negativamente, o non capisci niente, o sei in malafede. È Non bravo, c'è eh. proprio Ma ci sono altro. stati tanti che l'hanno fatto. No, volevo dire, Non qua, Pioli non non credo qua, che sia. eh. Forse l'unica è Pantozzi, perché io Basta, l'anno basta. scorso. Enrico Camelio, l'anno Quanto scorso Enrico Pioli, io Camelio non ne ho parlava mai male. distrutto. L'anno No, non scorso ha dite distrutto cazzate, Pioli. no, io Pioli Ma ho come sempre no? Non ho difeso. mai parlato male di Pioli. No, No, aspetta, ma Pioli. No, distruggere il lavoro, non lo conosco più distruggere il neanche lavoro Pantozzi, Enrico. dell'allenatore l'anno scorso o pensare che debba andare via è un discorso. Parlare del lavoro globale dell'allenatore è un po' quello Sì. anche che ti ho detto di Mourinho oggi. In maniera generale, lì bisogna essere oggettivi. A me Mourinho fa cagare, ma il suo lavoro alla Roma è stato positivo. No, voglio finire su Leao, che a me non piace, per me è un giocatore che va venduto, fa ping pong, fa ridere questa cosa, è un giocatore che non c'ha. Io lo so pure, un altro problema di Leao, lo so io qual è. Detto questo qua, quello che vi voglio dire, che oggi Leao comunque entra Che demotivato, affermazione? no, entra demotivato, perché? Perché quello non lo fa mai giocare. Ma dovrebbe essere il contrario, Enrico, A entra parte non lo e fa mai lo giocare, non è dimostra, vero, perché in deve Champions. dimostrare, se ci Sinceramente, credi. io posso dire la mia su sta cosa, cioè Leao sta fuori e mi va bene, è stato fuori, Milan ha fatto bene e mi va bene. Poi oggi succede quello che succede, non c'è manco Pulisic, ce lo lasci fuori, cioè secondo me lo lasciava fuori anche se mancava pure Okafor, cioè è proprio una Sì. cosa Sì. per dimostrare Una qualcosa, capito? Però rottura diciamo che lì totale non ha tra i due. fatto nulla, eh. Allora per me è sbagliato perché quando poi ti mancano così tanti giocatori alla fine lo vai a mettere, per me era giusto metterlo. Sì, Però lui non ha tanto fatto così. nulla per farsi apprezzare alla panchina, eh. A un certo punto Ma non lo devi so, Carlo, secondo me tre tirare quattro la pezzi, linea. secondo me tre quattro pezzi quando è entrato l'ha fatto No, no, Sì, no, dico si non ha fatto è nulla in acceso, questa prima dopodiché fase. camminava, l'hai No, visto no, ho com'era? detto non ha fatto nulla in questa prima parte di stagione per non andare sul Ah. cazzo dall'allenatore, quello stavo dicendo. Poi puoi passarci sopra. Non so perché Carlo, allora io per esempio ho parlato, l'altro giorno ho parlato di Vinicius in dei termini, no? Tutto questo l'ho detto in base a quello che vedo. Capito? Quindi Certo. non vorrei che passasse il messaggio che io penso che Vinicius sia un deficiente. Non lo penso perché non lo conosco. Ho solamente detto, arrivo a Leao.
ho solamente fatto un esempio che siccome gli esseri umani votano, alcuni suoi atteggiamenti, quando sei magari 50 e 50, ti possono spostare a votare un altro. Era una considerazione. Ecco, io non conosco Leao, l'ho conosciuto un po' a Lisbona, però mi viene in mente una cosa che ho letto tante cose questi giorni di Balotelli, che è uno che si parla, no, borderline, devo ancora, cioè l'hanno difeso 100 colleghi, anche ragazzi serissimi, dicendo bravo ragazzo, ragazzo che tutti vogliono bene. Quindi non lo so se è così di Leao, magari i ragazzi ti vogliono bene, magari quello che, allora, quello che viene all'esterno, no, e dico, prese, dico non sapendolo, Carlo, dico non sapendolo. No, io voglio fare un'analisi però della squadra. Io vi assicuro che tanti dei vostri idoli presi da voi come esempio all'interno dello spogliatoio stavano sul cazzo al 90% dei compagni di squadra, e voi li considerate degli esempi. Ve lo posso assicurare, sono 20-30 anni che sono in st'ambiente. Io sto tranquillo perché a me sta sul cazzo il 90% del mondo, quindi diciamo che per percentuale è difficile che rientri nel 10. No, ma anche non lo dirò mai, perché non lo dirò mai in privato, se volete ve lo dico, anche gente insospettabile. Sì, immagino. Perché in chat ovviamente arrivano domande, però è chiaro che non... Ma non allora, c'è... No, la domanda che faceva prima la chat, Vivio, non riesco a recuperarla. Se spapera... No, però volevo dire una cosa, e Trobbiani te lo dico, se ci fai il reel, perché potrebbe essere una mancanza di rispetto, ci fai il reel veramente ti vengo a cercare a casa. No, è andato due volte a sinistra, no, sul tiro fuori di Politano e sul tiro di Caraschere, non spapera, però c'ha una dinamica fisica strana, cioè è come se avesse qualche problema a sinistra. Guardate sul gol di Caraschere che fa un passo, poi gli rimane il piede sotto, il sinistro sembra che lo perda, e lo fa anche 5 minuti prima sul tiro di Politano fuori. Siccome ci sono passato anche io a sinistra, perché il mio ginocchio operato, ogni tanto mi accorgevo di fare quella cosa lì, perché probabilmente era una sorta di protezione innata verso un ginocchio che è stato operato 6-7 volte. Non vorrei che lui, non mi ricordo, qui ci sono tifosi del Milan. Può essere un residuo. Dove ha avuto problemi lui? Ai polpacci, così ne ha avuti parecchi. E il polpaccio sinistro ha avuto problemi. Ma nel senso che non spinge. Non è che non spinge, quel doppio passetto che va in difesa. Bravo, è una sorta di difesa. Perché se tu sei un po' con le gambe larghe, vai a spingere con una gamba sola, ovviamente ti sforza di più la gamba, no? E la gamba l'ha presa molto. L'ultimo in Champions che si era fatto male al quadricipite. Si può mettere l'immagine o non si può mettere? Qua il quadricipite. Se si può mettere l'immagine, te lo faccio vedere. Ma del gol preso? Sì. Il secondo, quello di Kvaratskhelia, sì. Che fa una grandissima giocata, e ancora un altro giocatore, no, che secondo me bisogna spendere qualcosina, Emerson Royal. Ma voi avete capito perché Emerson Royal è un giocatore del Milan? No. Non lo so che i miei amici milanisti, che sono anni che li sento insultare Calabria, stanno pregando Dio che ritorni. Altra categoria Calabria. No, io lo difendo perché secondo me Calabria non è un campione, ma un giocatore utile a tantissime squadre. Un po' è un De Sciglio un po' meglio, secondo me. Meglio Florenzi o Calabria? Calabria. Per me Florenzi. A fare il terzino, ma in quel ruolo. Ma Florenzi adesso, dici? No, prima. Io un altro per cui non capisco tutta l'esaltazione, infatti mi ha stupito anche video. Uno dice che fa fatica a spingere a sinistra, invece vi dico questa cosa qui, segnatevela, perché vabbè, è natura. Se il portiere calcia di destro va meglio a sinistra, se calcia di sinistra va meglio a destra, è natura, il piede d'appoggio è più forte, cioè, ve lo posso assicurare. Perché spinge di più. Certo. Anche solo un 5%, ma è quello. Ma anche quando stacchi di destra, che fai l'attaccante, il centrocampista, il difensore, se sei destro stacchi meglio col sinistro, almeno io era così, perché sì. sei più coordinato perché è la gamba che è abituata a stare in appoggio. Capito Game? Capito chi ha giocato a calcio, Game? No, che te metti il cappelletto e capisci niente. Due secondo me sopravvalutati, due per me molto sopravvalutati. Musa neanche lo prendo in considerazione. Perché per me Musa in una squadra di confusione, top livello, non può stare Fofana e Pavlovic, cioè secondo me sopravvalutati. È arrivato Pavlovic, Fofana è un buon giocatore. A me Fofana non piace per niente. A me piace Musa, no. Musa, aspetta, Fofana è un buon giocatore, ma se fai un centrocampo dove praticamente non deve pensare, cioè io oggi, se presenta il Milan con Musa, Fofana, ragazzi, fa fatica ad arrivare in Europa League, secondo me, in centrocampo del genere.
Allora, Napoli centrocampo meglio, Lazio centrocampo meglio, perché Guendouzi e Rovella sono più forti di Fofana e Musa. Sì. Atalanta neanche a parlarne, con De Ron e Ederson. L'Inter idem con Patate. Juventus tu mi attaccano tutti perché dicono che Florenzi è meglio di Calabria, sa, opinione vostra, capito? Ormai su Calabria sono tutti prevenuti, cioè è uno di quei giocatori Calabria che viene preso ad esempio come giocatore scarso in Serie A. Ma Righi, il problema, è che sicuramente Florenzi è un buon giocatore, balza di più all'occhio, no? Per come stoppa la palla, per come la passa, per come... però calcio è fatto di tante cose. Vabbè, siamo sullo stesso livello, quello... è poco più no, vabbè, sì, certo, io preferisco Calabria perché è più applicato, perché secondo me si posiziona molto meglio in fase difensiva, perché poi dopo, quando tu in fase difensiva non ci sei proprio, uno non lo sa nemmeno valutare, no? Perché dici, cazzo, non ha sbagliato, non c'era, ma ha posizionamenti sbagliati, Calabria è attento in quello. Poi certo, Florenzi quando c'ha la gestione del pallone è tutta un'altra cosa. Io, ma ricordo Florenzi con Garcia. Ma diciamo che Florenzi Prime, come dicono i giovani, in altro livello forse. Sì, ma secondo me il Florenzi Prime non gioca nemmeno terzino, Carlo. No, non gioca neanche terzino. Faceva l'intermezzo. O fa mezzala o esterno alto pure ha fatto. A Crotone giocava trequartista. Vabbè, lascia perdere, Crotone era in Serie B. Vabbè. No, Reinders è mancato tantissimo, sì, sono d'accordo. Reinders è un altro livello rispetto a Musa, fortuna. E oggi è mancato tantissimo. Altra fortuna. Però, Harry, anche questo ci vuole. Vediamo le prossime due. Atalanta e Inter sono le due squadre, gli due avversari più ostici in assoluto per questo Napoli. Sono le due prossime partite del Napoli. Sono più ostici, però secondo me lui con l'Atalanta la partita la sa fare bene, è la sua partita. Li conosce bene. Io lo sapete quanta stima ho dell'Atalanta, ma non so oggi se fanno risultato. Per me se infortunerete qui prima dell'Atalanta Napoli. Così, a sensazione. Succede qualcosa di qualche squalifica. Ma sì, fortunato. Acerbi è ancora infortunato. È fortunato, ragazzi, c'è un cazzo da fare. Sì, però non può essere solo fortuna, Harry. Cioè, stai parlando di uno che arriva con una Juventus disastrata e la porta a vincere. E il Chelsea lo porta a vincere. La nazionale italiana quasi porta a vincere un europeo con un europeo pazzesco con Antonio Conte. L'Inter quarti contro la prende la porta a vincere. Ora anche il Napoli ha già rianimato totalmente. Stiamo parlando di un fenomeno. È uno che rialza tutto. Antonio Conte è come il Viagra, rialza tutto. Guarda, io ma non ci sono dubbi su questo. Cambiando due parole così con Fabio Paratici, mi ha detto che nel campionato mi ha detto proprio che Conte non ce n'ha per nessuno, perché è talmente boom, tamburreggiante nelle coppe. Mi raccontava che lui, essendo un pochino troppo difensivista, per questo lui non andava avanti. La spiegazione che mi dava un dirigente, però dice: se tu vuoi vincere lo scudetto, per stare sereno, devi prendere Antonio Conte. Tra l'altro ha solo quello adesso da puntare, quindi. Chi l'ha detto stasera? Fammi vedere, non ho anche visto. Ha già parlato? Adesso sta parlando a Dazon, in questo istante. Sta parlando adesso. Tra l'altro Gasperini, avete sentito che ha parlato di Reteghi, siccome lo citavamo prima, e Gasperini su Reteghi ha detto: l'anno scorso avevo in mente di lui un'immagine in cui litigava con il compagno per battere il calcio di rigore. Lì ho pensato che era un attaccante egoista che non... pensava solo a se stesso e non ai compagni. Arriva qua all'Atalanta perché pensiamo sia l'uomo giusto per sostituire Scamacca, non ci aspettavamo un impatto del genere, così tanti gol, però il giocatore è cambiato. Adesso è lui il rigorista perché è quello più bravo a batterli, però è un giocatore che sa stare con la squadra, cioè gli ha già cambiato la mentalità a Gasperini. Fuori classe assoluto, fuori classe assoluto. Il prossimo anno Krstovic... ci auguriamo in una... se si leva la tiroide, ho visto la partita oggi, ha tirato due volte, c'ha cinque compagni liberi, una roba da ammazzarlo. Ha fatto bene. quella sai cos'è? Vendetta nei confronti dei compagni che non gli danno un pallone come Cristo comanda, come Krstovic comanda. Carlo, al volo, stavamo intervistando Conte, per sbaglio ha messo la mano nella tasca, c'aveva i peperoncini, quindi i corni, vabbè, cose... del sud, insomma, che succedono queste cose qui, che si crede come, come quella squadra, quella nazionale in Coppa d'Africa, no? Che avevo mostrato l'aglio vicino alla banchina, vi ricordate? Fatto i prima della partita. Come Trapattoni in Corea, ma non funzionò tanto. Con l'acqua santa, no, lì serviva... Sale pure, no? Sì, aveva pure la bottiglietta d'acqua santa, se non ricordo male. Comunque Motta oggi male di nuovo, in conferenza.
ancora, sei sempre contrario. Non mi piace come parla, non mi piace, non mi piace come parla. Neanche a lui piaci te, così ma lui manco saprà chi sono io, questo. Però... Intanto Vivio Trobbiani ti tira le orecchie. Oh cazzo, ha ragione, scusami. Arriviamo, arriviamo. C'è una maglia a mostrarci, ragazzi, è vero? Guarda, no, ragazzi, figlio, no, ragazzi. Interviene live per modificare la diretta, grande. Sì, per Fantozzi era meglio Allegri che parlava di cavalli. Preferiva Allegri che parlava di cavalli. Ma di calcio cosa? Non ha mai parlato di calcio in una conferenza. È un grandissimo.